Come va ragazzi? Benvenuti sul mio canale, io sono Eli Gabri, oggi siamo qui per andare a iniziare una nuova rubrica riguardante il mio impianto di casa, impianto telefonico e LAN. Andiamo subito a vedere l'impianto, prima di tutto telefonico. Quella lì è la presa che mi ha installato l'elettricista. È una presa Bitcino, prima lì c'era la tripolare. Poi ovviamente i due cavi scorrono dietro il termosifone che di solito non lo accendo, ma non si sciolgono i cavi, non sono così deboli, diciamo. E poi arriviamo al modem Vodafone, quindi VPS. E vabbè, telefono non ci interessa. Quindi, come potete vedere, semplicissimo, da sistemare assolutamente, dopo ne parleremo e basta. Va bene, da qui ora dove va il cavo Ethernet che vedete lì segue tutto l'impianto telefonico di casa, perché ci sono due prese telefoniche, quindi il cavo passa per di lì, fa tutto il giro sulle canaline e va nella stanza dei miei. Arrivato qui, il cavo Ethernet, l'unico cavo Ethernet, continua, prosegue e arriva da questa parte, ok? Qui cosa succede? Succede che quel cavo Ethernet continua la sua strada, torna alla porta, poi sul battiscopa, finire dentro in camera mia. Questa è la camera di mia sorella. Quell'altro cavo Ethernet che vedete lì è un altro ancora che parte da lì, parte direttamente da lì, segue lo stesso cavo di prima e fa lo stesso giro, ok? E ora vi spiego perché. In pratica ho voluto concentrare tutto qua in camera mia. Qua diciamo avviene la magia. Oltre il casino dei cavi che so che devo sistemare, la sporcizia, tutto lasciate stare, qui abbiamo un'altra presa, però con due Ethernet. Quindi quella che porta il cavo Ethernet dalla VPS, quindi dalla sala, e l'altra invece che lo porta invece da qui in camera di mia sorella, ok? Sono due cose distinte. E ovviamente la linea arriva da questo qua nero e finisce sul modem che ovviamente adesso è utilizzato come router. Su questo, chiamiamolo ovviamente router, poi vengono attaccati altri tre Ethernet, uno che va a dare la connessione al computer di mia sorella, uno per il mio computer e uno per la mia PlayStation. Avete capito più o meno come è strutturato? Non è difficile. C'è un cavo che parte dalla sala e arriva in camera mia, un altro cavo parte dalla camera di mia sorella e arriva in camera mia, ok? Io diciamo che prendo la connessione dalla mia camera e le do a quella di mia sorella. Semplice, semplicissimo. Partendo dalla sala, quello che devo fare è innanzitutto di cambiare la presa telefonica. Voglio metterne una più semplice, più sottile, che non occupi tutto quello spazio. Anche se lì precisamente non devo farci nulla, ma voglio qualcosa di più serio, insomma. Qualcosa di più pulito, ecco. Passare sopra il termofone è una cosa fatta solo per utilizzare la connessione, quindi al momento lo lascio così, ma lo sistemerò. Penso di andare ad utilizzare delle canaline nel futuro, in un futuro non molto lontano, e al tempo stesso di cambiare cavi, perché quei cavi non sono lunghi abbastanza. Quello è un grosso problema, quindi dovrò cambiare anche i cavi. Questione invece sempre lì vicino al modem, dovrò sistemare anche lì diverse cose, dovrò cambiare anche il cavo telefonico, cercando di prenderne di più corti, perché il telefono ce l'ho di fianco, quindi non mi serve una cosa da 10 km che si veda al di sotto di quello piccolissimo scrittoio, diciamo, quel piccolo tavolino. E infine il modem che potrei cambiarlo, so già cosa potrei prendere, ma al momento non è tra le priorità. Diciamo che funziona, va bene, ma non è la priorità al momento. La sala quindi l'abbiamo sistemata su quello che dovrò andare a fare. Passiamo invece a parlare della mia camera. Cosa dovrò fare in camera mia?
poche cose, però anche qui devo fare diversi aggiustamenti. Innanzitutto voglio sostituire quella presa che avete visto a muro perché è di grosso impiccio. A me che ho le gambe lunghe spesso ci vado a sbattere contro i cavi Ethernet e prima o poi si romperanno, sicuro. Quindi quella la devo cambiare, devo mettercene una che possa far uscire i cavi Ethernet in verticale, ok? Così al massimo vado a toccare la scatola e vado a toccare i cavi, ma non vado a piegarli dentro alla loro sede, insomma non vado a rovinarli decisamente di più quanto farei con una verticale. Poi ultima cosa invece è di andare probabilmente a rimuovere il mio router, quello della D-Link di Wind ovviamente, perché preferirei togliere sto mattone e quindi prevedo di comprare uno switch e di sostituirlo quindi con uno switch. Non so se ci saranno dei problemi legati alla banda, quindi magari dei tagli, non lo so di preciso come funziona, ma penso che non ci siano grosse differenze ad andare a utilizzare questo solo per dei cavi Ethernet e quell'altro solo per dei cavi Ethernet, quindi come switch. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, se avete suggerimenti, consigli o altro scrivete qua sotto. Partiremo dalla sala, partiremo a fare le modifiche dalla sala, poi successivamente ci sposteremo anche in camera mia, ma la camera mia non ha tutta questa priorità, prima là, poi qua. Noi ci vediamo, ciao ragazzi!